Sì, grazie Presidente. Allora facciamo un attimo un po' un excursus, un passo indietro su quello che avvenne all'incirca un anno fa, appena venne appunto nominata l'assessore Montanari, oggi qui presente. La prima cosa che fece l'assessore fu presentare una delibera sulle linee guida del regolamento del verde, visto che è uno strumento che ha promosso e presentato anche nei comuni dove esercitato il proprio mandato istituzionale, perciò sia a Reggio che a Genova, dei regolamenti molto sofisticati e molto ben elaborati che riguardano non soltanto il regolamento del verde ma anche il regolamento del paesaggio. Ecco quello che fu fatto all'incirca un anno fa, ora non mi ricordo bene, diciamo, la data esatta, la delibera esatta, però fu proprio quella di presentare una delibera per presentare, per redigere appunto delle linee guida che in qualche modo potessero dare mandato agli uffici di lavorare poi effettivamente sul regolamento del verde, riprendendo poi anche la legge 10, una legge fondamentale, la Carta di Firenze, perciò diciamo degli aspetti anche normativi attuali che chiaramente devono essere abbracciati da un'amministrazione appunto capitolina. Perciò l'impulso che fu dato da questa amministrazione fu un impulso rapido, che chiaramente va nella direzione, o comunque andava nella direzione, per elaborare appunto il regolamento del verde, ricordiamo strumento sprovvisto, dove chiaramente il Comune di Roma fino ad oggi ne era sprovvisto. Ricordiamo inoltre che il servizio Giardini ha vissuto anni veramente molto bui legati allo scandalo di Mafia Capitale. Uno scandalo che ha investito fortemente il Dipartimento Ambiente, fortemente il Servizio Giardini, creando e procurando anche degli arresti interni. Questo anche perché non vi è stato mai un regolamento del verde che regolamentasse appunto la gestione del verde urbano. Ed è per questo che l'assessore Montanari di Gran Corsa ha presentato le linee guida sul regolamento del verde e immediatamente ha costituito un tavolo di lavoro con associazioni, comitati, con gli ordini degli agronomi, con l'AIAP, il WWF, tutte le grandi associazioni ambientaliste e non, per portare avanti un lavoro dal basso. Questo lavoro ha ripreso in mano una bozza di regolamento che girava nei cassetti dell'amministrazione da 15 anni, anche nell'epoca Marino. Ricordiamo l'assessore Stella Marino che provò a redigere un regolamento del verde, ma in 3 anni non ce l'ha fatta, non ce la fece, insomma, a produrre uno strumento, un dispositivo così importante, a differenza dell'assessore Montanari che in pochi mesi ha costituito un tavolo di lavoro con grandi esperti del settore, portando a termine un lavoro estenuante e di grandissimo rilievo. E questo per noi è un grande vanto perché finalmente Roma avrà un regolamento del verde e del paesaggio urbano, avrà un regolamento dei parchi e delle ville storiche, perché ricordiamo, non parliamo soltanto di parchi urbani, ma parliamo anche di ville storiche. Roma è in qualche modo circondata da aree verdi di grandissimo pregio ed è per questo che una volta terminato il lavoro si è anche festeggiato chiaramente sull'esito della fine del lavoro perché le associazioni hanno dato un contributo fattivo, un contributo storico a questo processo partecipativo e ora chiaramente come è previsto dallo Statuto di Roma Capitale in previgilanza dal segretariato per appunto esaminare gli articoli del regolamento. Perciò ringraziamo chiaramente il Partito Democratico perché ogni sforzo politico va riconosciuto, però è uno sforzo politico che arriva, dal nostro punto di vista, fortemente in ritardo, anche perché di anni, insomma, sia il Partito Democratico ma anche il centrodestra ne hanno avuto di tempo per donare a Roma un regolamento di tale entità e di tale importanza e in qualche modo avrebbe anche evitato, diciamo, il proliferarsi o comunque ecco, l'emergersi insomma, ecco, di Mafia Capitale all'interno del servizio Giardini. Questo perché chiaramente il regolamento insomma, pone dei limiti
di gestione e di tutela del verde urbano, pone delle condizioni di cura del verde storico e pone anche delle condizioni molto chiare per come dover adottare delle aree verdi che oggi vengono gestite in gran parte anche dai cittadini romani. Perciò ecco, io veramente ringrazio nuovamente il Partito Democratico, ma insomma ricordo che hanno avuto 3 anni abbondanti per poter dar vita a questo regolamento. Arrivano degli atti, diciamo, io forse li definirei anche delle minestre riscaldate, insomma, perché purtroppo sono anche degli atti che forse potevano essere presentati prima, o comunque dei regolamenti che potevano essere elaborati molto prima, però purtroppo insomma arrivano in ritardo su uno strumento che finalmente Roma oggi ne sta discutendo e a breve insomma lo porteremo anche nell'Assemblea Capitolina per approvarlo. Grazie Presidente.